Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, qua è Tony che vi parla, benvenuti in questo nuovo video molto molto importante, perché se mi state seguendo sul trading, e io intanto vi ringrazio perché chi mi sta seguendo veramente sta mettendo i paletti per vivere una vita migliore tra qualche anno. Chi lo sa, chi ormai mi sta seguendo lo sa, se sei nuovo e sei capitato per caso su questo video o ancora non ti sei convinto, torna nei video precedenti e formati gratuitamente, perché ci sono tutti i miei video gratuiti che continueranno comunque a uscire sul trading sul mio canale. E tra l'altro vi ricordo che in descrizione, come sempre, miei cari ragazzi, c'è il mio percorso gratuito al 10%. Ci potete parlare con me e con il mio team e potete anche chiamarci telefonicamente se avete qualsiasi dubbio o qualsiasi cosa riguardo il percorso, riguardo il trading in generale. Siamo sempre a vostra disposizione. Oggi voglio farvi vedere, per chi mi sta seguendo sul trading, come si può fare trading con soldi di altre persone senza usare i propri soldi, ok? Quindi gestire dei conti presso delle società. È possibile, si può fare, io ci sono dentro, il mio attestato è là in fondo, ora ve lo faccio vedere perché ho fatto anche una copia, ce l'ho qui, l'ho stampato. E queste sono delle società che mettono a disposizione dei capitali e poi noi ovviamente andremo a gestire. Io vi faccio vedere il risultato che ho fatto venerdì. Allora, magari qualcuno potrà anche non crederci, intanto questo è l'attestato che certifica che io sono dentro FTMO. FTMO è questa società qui di cui vi ho parlato, che vi fa gestire capitali. Stavo dicendo, qui magari molti non ci crederanno, però qui c'è il risultato di venerdì: 16.000 euro in una giornata da questa topaia di merda. Scusatemi il francesismo, ma per me questa è una topaia, ma è anche la mia stanza, il mio ufficio, anche se c'ho veramente un mio ufficio, ma ci vado veramente poco perché non mi va, a volte è lontano, ho tutto qua, ho qui ho la mia tastiera, il mio computer, le mie cose, i miei appunti, ho tutto in questa stanza, ok? E ho effettuato 16.000 euro da questa stanza. Come? Gestendo un conto da questa società, un conto da 160.000 euro, ne ho anche uno da 80.000, ora stiamo gestendo questo da 160.000 per conto di un cliente, abbiamo realizzato 16.000 in un giorno, quindi sono risultati che si possono fare. Perché si possono fare? Perché se uno vuole iniziare e ha 100, 200, 300 euro, per carità, abbiamo avuto studenti che sono arrivati da 100 a 2, 3.000 in pochissimi mesi, in due mesi, ed è un risultato enorme. Se ci pensate, partire da 100 e arrivare a 2.000, 3.000, cioè parliamo del 3.000-4.000% in percentuale sul capitale iniziale, ok? Quindi cerco di essere chiaro: se voi volete iniziare trading ma non avete dei capitali a disposizione, ci sono queste società. Tanto per dirvi, la migliore per me è FTMO, poi c'è Prophouse, c'è Savius, ce ne sono veramente tantissime. Savius è italiana addirittura, ma per me la migliore affidabile è FTMO. Ora comunque l'andremo a vedere, vi faccio vedere qualcosina. E qual è la cosa importante? Che voi potete fare trading senza usare i vostri soldi, quindi se perdete questo conto non dovete mettere quei soldi, non è un vostro problema. I conti sono comunque conti demo, ma i guadagni sono reali, ok? E se guadagnate, ragazzi, avete la possibilità di iniziare a fare trading con un capitale enorme. Però ovviamente, se non sapete gestire 100 euro, non saprete gestire neanche 160.000. Ok, quindi è un'ottima opportunità, perché a me ha aiutato tantissimo quando ero all'inizio, perché all'inizio ho iniziato con 300 euro, poi ho iniziato con 10-20 mila euro, andavo bene ma volevo un conto più grande e ho usato FTMO. Quindi ora andiamo a vedere effettivamente come si usa e che cos'è, e insomma capiamo qualcosa. Sul grafici, perché ovviamente sto facendo un'analisi stamattina che è 15, e vabbè, comunque questo non ci interessa. Allora, questo è il sito, così hanno messo anche la lingua in italiano, quindi è molto international. Loro sono della Repubblica Ceca, questa società è della Repubblica Ceca. Vedete, qua ci sono delle statistiche, dice che i profitti distribuiti ai trader di FTMO nel 2021 in totale in tutto il mondo sono stati 27 milioni di dollari americani, tantissimi. Ci sono 180 paesi dove sono registrati i trader FTMO e il numero di trade mensili è oltre 6 milioni. Tempo medio di lavorazione del profit e di split è 8 ore, quindi
Poi questa cosa andremo a spiegare più là. Allora, molto semplicemente, ragazzi, come si articolano queste sfide e come funzionano questi siti? Innanzitutto scegliamo la nostra valuta di riferimento, l'euro. Ok? Rischio, io non vi consiglio aggressivo a meno che non siete esperti, ma vi consiglio normale. E poi il balance, potete scegliere un account da 10, 20.000, 40.000, 80.000 euro e fino ad arrivare a 160.000. Ovviamente se cambiate in USD il valore aumenta, ma vi consiglio in euro. Tipo, se volete farvi un account da 20.000 euro, ok? Qui ci sono le sfide che dovete superare. Infatti vi dice che lo step 1 è questo qua, lo step 2 e lo step 3, ok? Come si fa? Quindi lo step 1 vi dice che dovete fare, avete 30 giorni, ok? Quindi il vostro, la vostra sfida dura 30 giorni, dovete tradare minimo 10 giorni, quindi ciò significa che se passate la sfida in 6-7 giorni dovete aspettare altri 3 per finire i 10 giorni di trade, quindi vi basta aprire una posizione da 0.01 lotti, io ho spiegato i lotti, andateli a vedere. Ed è finita, ok? Potete perdere massimo in un giorno 1000 euro e la totale perdita totale è 2000, ok? Mentre l'obiettivo che dovete raggiungere con un account di 20.000 è fare 2000 euro e poi la quota che è rimborsabile è 250, che significa che voi per fare questa sfida pagate 250 euro e poi alla fine vi verrà rimborsata, ok? Ovviamente se io metto 80.000 i valori cambiano perché è tutto proporzionato, si parla del 8% da fare in qualsiasi conto. Quindi ritorniamo a quello da 20.000, quindi la sfida costa 2,50, passata la prima sfida, passati i 10 giorni, voi potete passare subito alla seconda senza aspettare i 30 giorni, la seconda dura 60 giorni, questo ragazzi vi spiegherò, non vi spiego perché come funziona nel senso psicologicamente, perché queste sono sfide molto psicologiche, perché vi è scritto 60 e via dicendo. Lo insegniamo nel nostro mentor e tutti i nostri studenti le hanno passate, come potete vedere, ve le ho fatte vedere anche all'inizio del video, ve le faccio rivedere qui in sovraimpressione, a quei nostri studenti che hanno passato FTMO grazie al nostro percorso formativo e grazie alle nostre consulenze. Ad esempio, il secondo step dura 60 giorni, sempre 10 giorni di trading, potete perdere massimo 1000 euro al giorno e la massima perdita totale è 2000 euro, ok? Qui probabilmente si fa il money management, non si rischia molto meno. L'obiettivo non è più 2000, ma 1000, perché loro dicono, ah, quindi se hai fatto 2000, per te fare 1000 nella seconda sfida sarà una cavolata. E poi molti sbagliano. Ovviamente il costo è gratuito perché avete già pagato. Finita questa, siete dei trader di FTMO, il periodo di trading è indefinito, non dovete fare nessun minimo di giorni di trading da effettuare, la perdita minima rimane sempre quella, ovviamente se cambiate i valori aumentano in base al conto, il conto più grande più potete perdere, è normale. E non c'è obiettivo di profitto, quindi potete fare tutti i soldi che volete e vi viene anche rimborsata la quota quando fate il vostro primo split, quindi quando guadagnate la prima cosa da FTMO. La cosa bella, ragazzi, c'è anche la chat dove potete contattare e rispondono immediatamente. La cosa bella è questa. E se volete farvi una demo di questa cosa qua, potete, perché FTMO vi mette anche la demo, ok? Vi mette la demo a disposizione che si chiama Free Trial. Infatti vi basta andare sull'area personale, andate sotto sotto e vi dice FTMO Challenge, quella che dovete pagare, o Free Trial. Voi fate Try for Free, quindi vi fa un account come se fosse quello loro della sfida per poter provare, ok? In realtà questa cosa è molto semplice, molto facile e vi permette di aiutarvi a capire come funziona. Ovviamente l'account, ragazzi, è la leva 1 a 100, non fate FTMO swing, fate FTMO normale, ok? Quindi questo è un'ottima possibilità per fare trading senza i vostri soldi. Bene, quindi diciamo che bene o male ci sono tutte queste società che ti permettono di fare trading senza avere i tuoi soldi. Sono sfide difficili psicologicamente più che a livello di trade, perché una volta che hai imparato a fare trading è facile, ma potresti essere fottuto dal sistema e psicologicamente. Molti dei nostri studenti, oltre a me che ha superato la sfida, ovviamente ho insegnato a tutti i miei ragazzi come superare la sfida, come fare i profitti e come passare tutte le sfide ad essere un trader di FTMO. Infatti andiamo molto fieri di questi alcuni ragazzi che l'hanno fatto, perché c'erano anche altri ragazzi che decidono di tradare con i loro conti da 10.000 euro, 7.000, 1.000, 2.000 in base alle proprie esigenze, ok? Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo visto e soprattutto vi ho dato un'ottima chance ora che conoscete questa cosa qui. Vi ricordo che se volete entrare nella nostra accademia e essere formati da noi e gestire conti da 80.000 euro a 160.000 euro e fare split, quindi avere pagamenti da 10.000 euro minimo, perché si può fare e lo facciamo,
Tutti i link in descrizione, potete parlare con me, con il mio team, oppure accedere al percorso gratuito che trovate sempre in descrizione. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video e buon trading a tutti. Ciao!